faccio parte dell'associazione Misli, con la quale abbiamo questo progetto di raccolta, distribuzione e la spedizione di aiuti umanitari in Ucraina. Oggi stiamo spedendo questo tier di aiuti umanitari con l'aiuto di Borli Health Service e altri partner come Slas Biosana, che ci ha donato dispositivi medici, generi alimentari, prodotti per l'igiene e prodotti per trattamento delle ferite, e stiamo spedendo questo tir che va direttamente in Ucraina. La situazione a Leopoli è abbastanza stabile. Noi aiutiamo la gente che arriva dall'ovest, dall'est verso l'ovest, verso Leopoli. Aiutiamo con gli alloggi, con gli aiuti umanitari, con il cibo, e cerchiamo di dare il supporto psicologico. Arrivando a Napoli ho visto delle cose incredibili, ha visto tanta partecipazione da parte degli italiani, ed è grata a tutto, ai napoletani e agli italiani in generale, per tutto quello che stanno facendo. Mancano le parole ormai per descrivere tutto quel dolore, tutte quelle emozioni che loro provano, noi proviamo in questo momento. Quindi l'unica speranza e l'unica richiesta è fermare tutto quello che sta accadendo e dare la possibilità al popolo di piangere i propri morti, di ricostruire il paese e di dare l'onore ai caduti e stare in pace. Ringraziamo gli italiani per quello che fanno per noi. Vogliamo fare un appello a tutti quelli che vorrebbero ancora donare qualcosa tra i dispositivi medici o magari ai generi alimentari, garantendo l'arrivo, la distribuzione nei punti, diciamo, dove c'è più bisogno, con relativi video, le referenze e tutti i feedback da parte delle persone che ricevono questi aiuti umanitari. Questa iniziativa nacque dal momento che già in passato ci siamo occupati di Covid, è successo questa guerra infame e mi sono sentita colpita e ho coinvolto diverse associazioni che si trovano a Napoli. Noi non potevamo non organizzarci anche noi per questa triste situazione dell'Ucraina. Ci siamo accorti che avevano molto bisogno di attrezzature mediche. È un orgoglio perché siamo riusciti a reperire molti letti per alleviare le sofferenze di queste povere persone coinvolte in questa storia di guerra.